Nuovo in diretta qui da Reinventing 2021, Cristina Parodi appunto ci diceva, ci parlava di Cesvi, allora eccolo qua, uno dei signori Cesvi. Buongiorno, buongiorno Roberto Vignola, direttore fundraising e comunicazione di Cesvi, anche tu eri alla plenaria, una plenaria appunto mi ha detto interessantissima, anche secondo te che cos'era la parte, cosa ci siamo persi di così importante da dover magari anzi richiedere di andarla a rivedere, so che poi tanto online si potrà rivedere, no? Quindi come poter, cosa ci dobbiamo... Sì, allora, quello che vi siete persi se non avete seguito è la capacità di reinventare un po' il fundraising in un periodo di pandemia, come l'esperienza di Cesvi in particolare che rappresento, ma anche di altre realtà, testimoni come in un momento di crisi si è trovata la forza e la capacità, la brillantezza per poter senza timori inventare dei nuovi modelli di raccolta fondi, dei nuovi modelli di intervento anche dal punto di vista progettuale, senza rimanere silenti durante la pandemia, anche per organizzazioni come il Cesvi che notamente si occupano di problemi del sud del mondo, quindi la capacità di mettere a sistema tutta una serie di esperienze che siano progettuali, che siano di fundraising, ma che sono esperienze importanti se riattualizzate ai nostri infatti tempi. Perché poco fa appunto con Cristina Parodi dicevo proprio questo, no? Il Cesvi era abituato a dover pensare a progettualità sotto l'equatore, diciamo, dall'altra parte del pianeta, a un certo punto si ritrova invece a dover pensare quasi al marciapiede sotto casa. Esattamente, è stato proprio così. Noi abbiamo questa grandissima esperienza ultratrentennale nella cooperazione e allo sviluppo, lavoriamo anche in Italia per carità, siamo anche intervenuti in altre emergenze in Italia, però lo stimolo in realtà in questo caso è stato proprio il fatto che il Cesvi ha sede a Bergamo, la città un po' iconica, sì, se vogliamo, dal punto di vista della pandemia, e quindi era importantissimo per noi mettere a sistema le nostre competenze per la città che ci ha ospitato dalla nostra nascita. Quindi. E come è stato appunto doversi reinventare? Quali sono state le sfide più difficili e vittoriose, poi mi sembra di capire poi alla fine? Ma guarda, la sfida più importante è stata quella, noi ci siamo trovati in un momento in cui anche i nostri espatriati, i nostri esperti che viaggiano in tutto il mondo erano bloccati, ed erano bloccati per un periodo indeterminato, quindi è stato riuscire a ottimizzare, a sfruttare al meglio le competenze di queste risorse per poter costituire un team che fosse in grado di lavorare in una situazione di emergenza. Noi ci occupiamo di grandi emergenze umanitarie, terremoti, uragani, catastrofi di ogni tipo. Ricordaci un po' dove in questo momento, ad esempio, Cesvi dove lo possiamo trovare, capire. Lo possiamo trovare in moltissimi paesi africani, dallo Zimbabwe alla Libia, lo possiamo trovare in Asia, in Myanmar, lo possiamo trovare in Sud America, lo troviamo ancora in Est Europa, in Albania, quindi è un'organizzazione molto abituata a lavorare in contesti di emergenza. Quello che abbiamo visto e che abbiamo imparato, anche relazionandoci con gli altri interlocutori, pubblici e privati che siano, e che in realtà la gestione dell'emergenza non è proprio tipica del nostro paese. Il nostro paese non è abituato alla protezione civile, una macchina di soccorsi incredibile, però come dire, quella lucidità di poter pianificare un intervento in emergenza mancava. Noi da questo punto di vista siamo riusciti a dare il nostro contributo e anche in un certo senso a contaminarci, perché abbiamo dovuto importare delle esperienze. Abbiamo lavorato con gli imprenditori in un progetto per la ripartenza dell'economia su Bergamo, abbiamo lavorato col mondo della musica, con il progetto Scena Unita per aiutare tutto l'indotto della musica. Naturalmente erano competenze che non avevamo in casa, ma avevamo le nostre competenze dal punto di vista di organizzazione non profit che sa fare determinate cose, e quindi con l'innesto, diciamo, di competenze esterne siamo davvero riusciti a impattare notevolmente. I numeri sono incredibili di questo aiuto. Numeri che sono incredibili, anche perché da quanto mi dicevano anche prima gli ospiti precedenti, proprio gli italiani hanno risposto in una maniera quasi impensabile, no? Com'è stato appunto questo rapporto con chi poi vi sostiene a tutti gli effetti? Sì, allora una cosa interessante che dicevamo anche durante la plenaria, abbiamo intercettato e abbiamo dato forma al desiderio di solidarietà che pervadeva l'Italia in quel momento. Non si è mai vista un'attivazione così
massiva dei donatori o anche dei non donatori, perché c'è stata tantissima gente che non aveva mai donato neanche un'offerta in chiesa alla domenica e quindi si sono cimentati per la prima volta nel loro ruolo di donatori. Quindi da questo punto di vista, anche attraverso i processi di comunicazione, l'accountability, la capacità di riportare come ogni singolo euro viene investito, siamo riusciti ad entrare in relazione e a costruire una relazione. Certamente c'è da considerare, dal punto di vista strettamente fundraising, che in Italia esiste un nucleo di donatori classici, storici, che donano e questi sono anche i nostri donatori, sono i donatori che hanno continuato a sostenere i progetti dei paesi in via di sviluppo, sono i donatori che noi chiamavamo e ci dicevano: sì, benissimo che fate l'emergenza coronavirus, ma il mio progetto in Zimbabwe come sta? Il mio progetto in Perù come sta? Invece tutti questi nuovi donatori sono un nuovo bacino di persone che sono state pervase da questo sentimento di solidarietà, sulle quali è importante tanto fare cultura, perché queste sono persone che non facilmente faranno una seconda donazione. Infatti, naturalmente non succederà, no? Probabilmente però, no. Insomma, potrebbe essere un terreno fertile anche, però. Cioè, non si sa. Quindi come agirete verso questo tipo di nuovi donatori? Ma noi solitamente facciamo molto leva su quello che è il tema della comunicazione e della trasparenza. A noi piace comunicare e raccontare non solo con i numeri ma anche con le azioni quello che è possibile fare. Quindi io credo che lo storytelling, di cui si parla tanto per carità, giustamente calibrato, possa davvero arrivare. A due mesi dalla, noi siamo riusciti, dopo aver lanciato una grandissima raccolta fondi da 1,5 milioni su GoFundMe, non erano passati neanche 25 giorni, abbiamo fatto le prime consegne di quello che avevamo promesso di realizzare. Dare questo, il polso di questa situazione, secondo me, ai donatori sicuramente è una restituzione importante, dalla quale si costruisce poi una relazione. Chiarissimo. Allora, Roberto, invece la domanda finale che ho fatto a tutti, anche chi viene prima di te. Roberto, invece, come si reinventing? Roberto si reinventing che diventa matto, nel senso che, allora, Roberto fa il fundraiser e fa il comunicatore nella vita, però sono anche vice direttore del CESVI, per carità, però mi sono dovuto anche reinventare un po' anche come progettista. Noi li chiamiamo progettisti, quelli che fanno e gestiscono i progetti, perché non era più sufficiente solo un approccio di tipo progettuale, ma il tema della comunicazione, il tema delle relazioni con grandi e piccoli donatori diventa poi pervasivo di tutto quello che siamo andati a fare. Quindi il mio modo di reinventarmi è stato proprio legato a questa capacità di mettere assieme le competenze di fundraising, ma all'interno di un percorso che poi porta alla messa a terra del progetto finale. Perfetto, allora io ringrazio tantissimo Roberto Vignola di CESVI, grazie, ma soprattutto grazie per il lavoro che fate. Grazie mille. Quindi, grazie a tutta la grande famiglia CESVI. Grazie infinite. Grazie anche a voi che ci seguite, sempre tra poco qui in diretta con Milano News e Reinventing 2021. A presto.